Benvenuti a TG6 di mercoledì 2 marzo. Nuova esondazione del Tanagro. Ieri sera a Sala Consilina una quindicina di famiglie sono state costrette a sgombrare le proprie abitazioni. In diverse aziende agricole le piogge hanno causato danni alle colture. Caro benzina, record di aumenti in Campania. Un litro arriva a costare anche 1,60 euro. La cifra più bassa, 1,53 euro al litro, riguarda la regione del Veneto e le grandi città italiane come Roma, Torino e Milano. Vertenza ASL, proclamato lo sciopero generale. Lo hanno preannunciato per il 15 aprile le sigle sindacali che mantengono insieme ai lavoratori il presidio nella sede di Via Nizza. Ruba 8 paio di occhiali firmati e arrestato 30enne slovacco. Il furto è avvenuto in un'ottica di via Baglivo a Salerno. L'uomo aveva asportato dalla vetrina diversi occhiali griffati per un valore di oltre 1000 euro. Lesioni, violenza sessuale e furto, 3 denunce a Cava. Gli agenti del commissariato Medellano hanno deferito i responsabili dei 3 diversi episodi. Si tratta rispettivamente di un 37enne del posto, di un 42enne pregiudicato e di un 45enne di San Marzano sul Sarno. Fasolino, la provincia è attenta all'uso responsabile dell'acqua. L'assessore alla protezione civile ha voluto sottolinearlo nel corso dell'incontro con i rappresentanti salernitani di Lega Ambiente Orizzonti, che ha omaggiato la provincia di alcune brocche. Battipaglia, l'amministrazione difende il trasferimento della biblioteca. Il passaggio dal centro sociale a Palazzo di Città, in piazza Aldo Moro, va considerato come un passo ulteriore verso un accesso fruibile per i cittadini delle strutture di interesse pubblico, fanno sapere da Palazzo di Città. Agropoli su Google per la manutenzione del verde pubblico. Il comune cilentano è il primo in Italia a dotarsi di un sistema informatico per la manutenzione programmata delle aree verdi cittadine. Il servizio raccoglie dati e le organizza attraverso tecnologie evolute. A Castellabate prendono il via i lavori della pubblica illuminazione. Il progetto, che parte lunedì, coinvolge via Forzati, via San Leonardo, via San Biagio e via Pietà. La consegna è prevista per il 5 maggio. Neurologi infantili a confronto sull'epilessia. I migliori specialisti da tutta Italia si riuniranno venerdì e sabato ad Ascea per fare il punto sulle ultime frontiere mediche nel campo epilettico. Salerno, De Luca e Cascone incontrano i giovani della zona orientale. Alle 18 di domani, presso il Polo Nautico, il sindaco e l'assessore alla mobilità spiegheranno tra l'altro come il progetto del nuovo porto Marina d'Arechi possa produrre opportunità di lavoro. Bilancio regionale. Pica, la maggioranza ha disatteso le aspettative del territorio. La blindatura del bilancio da parte del presidente Caldoro e della sua maggioranza non ha consentito una discussione sugli emendamenti presentati dal PD. Questo è il commento amaro del consigliere regionale. Basket, poeta convocato per l'All-Star Game. C'è anche il cestista battipagliese in forza alla Virtus Bologna, tra i convocati di coach Pianigiani per l'atteso evento in programma il 13 marzo a Milano. Scherma, Gregorio sfiora l'impresa all'England Cup. L'atleta salernitana è stata protagonista con la nazionale di sciabola che ha chiuso il torneo con un onorevole quarto posto dopo aver battuto l'Ucraina. Carnevale sanseverinese, domenica sfilano 11 carri. L'appuntamento è fissato per le 16.30 dinanzi allo stadio comunale Superga. Dopo il ritrovo la sfilata procederà lungo piazza Dante, corso Diaz, via Roma e piazza Ettore Imperio. Firework, la magia dei fuochi pirotecnici. La sesta edizione della Fiera Internazionale si svolgerà dall'1 al 3 aprile nei padiglioni espositivi di località Badia a Vallo della Lucania. Protagoniste saranno le più avanzate tecnologie pirotecniche. Mafia, rifiuti e traffici illeciti in Campania nello spettacolo Asso di Monnezza. Lo show realizzato da Alderico Pesce andrà in scena sabato 5 marzo alle 21 nell'auditorium comunale di Sant'Arsenio. Il Don Chisciotte di Roberto Cappuccio alla Provvidenza. Martedì 8 marzo il Teatro di Valo della Lucania ospiterà la pièce diretta da Nadia Baldi e che vedrà protagonisti anche Claudio Di Palma e Lello Arena. Per approfondimenti e per altre notizie consulta le relative sezioni di www.targatosa.it.